Stavo facendo uno scherzo. Lancia la videocamera. Oh bello. Meno male hai preso quello giusto. Io c'ho un canale su YouTube, non lo so se hai visto qualche cosa, qualche scherzo in Vietnam. Ah, allora. Stavo facendo un video, uno scherzo. Vale, siccome c'è sto Gino che sta andando di moda ultimamente su Instagram, sui social network. Ma devi chiedere l'autorizzazione di fare. Sì, infatti lo sto chiedendo, cioè stavo facendo un video, poi gliel'avrei detto. Ma prendiamo l'auto, siamo fatti puppetta cosa. Lo so, e facciamo questo per scherzare e divertirci. Non so come prima uso la mente, capito? Perché prima nella vita si usa. Vabbè, la mente. Si scherza. Bravo. E devi capire quando c'è un momento di scherzo e un momento di non scherzo, capito? Però devi afferrare l'individuo se giusto hai sbagliato, capito? Ah, a me è stato, mi ha fatto piacere come hai reagito. No, perché siccome oggi per oggi si vedono troppe persone che rompono le scatole, invece ho pensato, lo sto studiando, vediamo, ma non penso che è un rompimento di scatole, perché se è un rompimento di scatole già si vede, insomma, da una parte mi ha fatto piacere, buono, dai. Buona giornata, ciao Gino. Non mi sono ingazzato, dai. Ciao Gino. Ti faccio una foto così. No, la foto non me la può fare. Però tu a me mi hai fatto dei tuoi fatti. E se lei mi trova mi denuncia. Fammi vedere allora. Ho detto che non c'è. Perché scusa non ti fa. Mi vedete. Sono Giovangelo. Ginoncello sono. Non ci credo! È stato un piacere. Che impatto!